Noi siamo stati anche un caseificio terremotato, perciò diciamo che un po' l'abbiamo già passata, ecco, via. Cerchiamo di risollevarci come si può. Diciamo anche che noi emiliani siamo abbastanza poi bravi in realtà a tener botte e a tirarci su dopo queste catastrofi. Brava, brava. Cerchiamo sempre di trovare un lato positivo anche in questi momenti un po' che di positivo non hanno niente. Voi con l'attività siete aperti adesso? Sì, siamo aperti, continuiamo a lavorare, produciamo, abbiamo aperto il negozio, consegniamo a domicilio, spediamo, facciamo tutto quello che ci chiedono, ecco. Diciamo che si parla molto di più con le persone, anche coi clienti hanno voglia di parlare, si diventa amici anche con persone che casomai servo da una vita e non hanno mai tempo di parlare per questioni di lavoro, di fretta. Adesso telefonano per chiedere come stai, anche le persone anziane hanno voglia di parlare con qualcuno, ecco. Fate un po' di assistenza anche psicologica. Esatto, esatto. Se guardassimo il guadagno, allora non facciamo niente, ma cioè, dobbiamo far vedere che ci siamo. Dobbiamo anche trovare qualche appiglio, altrimenti cosa facciamo? Da titolare, come vede il futuro dopo tutto quello che sta succedendo? Cioè, cosa succederà dopo, secondo lei? Cambierà qualcosa nel suo modo di lavorare? Sì, assolutamente sì, perché non ci sarà più la normalità di prima, però faremo quel che c'è da fare. Secondo lei però, visto appunto questi rapporti che si riescono ad instaurare adesso con i clienti, questo nuovo modo di affrontare insomma il lavoro vi pagherà poi in futuro? Speriamo. Nell'occasione del terremoto ha funzionato, nel senso abbiamo cercato di sminare il più possibile e i frutti ce li abbiamo ancora tuttora, sinceramente. Perciò spero che anche adesso funzioni anche per i prossimi tempi, via. Ma spero per tutti, ecco, non solo per noi.